SIGEP 2018, siamo allo stand di Faber Italia, uno dei produttori di macchine da caffè non più solo monoporzionato, più presenti sul territorio italiano, ma non solo. Ce lo facciamo dire da Fabio Teti, responsabile marketing dell'azienda, che accolgo con un buongiorno Fabio. Buongiorno a te Fabio e a tutti gli amici di Horeca News. Noi oggi siamo qui, ormai siamo all'ultimo giorno, al quinto giorno, possiamo tirare delle somme, è stata sicuramente molto stancante, ma mi stavi raccontando a telecamere spinte anche molto soddisfacente. Sì, assolutamente. Innanzitutto ci tengo a essere contento per questa tradizione che stiamo mantenendo di interviste all'ultimo giorno. Così si può specificare bene l'entusiasmo che ogni volta esce fuori dalla fiera. Questa è la prima volta, con la prima edizione che partecipiamo al SIGEP, devo essere onesto, inizialmente ci hanno anche un po' sconfortato dal partecipare, perché si parlava di una fiera non settoriale, si parlava di probabilmente un evento che non combaciava con le nostre linee, ma assolutamente no, è stata più che soddisfacente. Il settore Horeca, micro Horeca, si sono avvicinati a noi, abbiamo scoperto praticamente dei mondi diversi, addirittura ci stiamo avvicinando all'inserimento dei nostri prodotti in catene di bar, perché i piccoli bar adesso si stanno spingendo e strutturando per diventare dei coffee shop. Questo è molto interessante per il mercato. Dopodiché veramente abbiamo avuto molti contatti di nuovo per l'estero e per il nord Italia, che era una parte, un segmento di mercato che noi, dovuti a delle mancanze che abbiamo avuto in passato per la nostra rete agenti, ci stiamo strutturando ancora di più. La nostra rete agenti da quest'anno sarà totalmente made in Faber, quindi saremo molto più a contatto con i clienti individuali, uno ad uno, avranno la possibilità di essere in contatto direttamente con noi, cioè di parlare direttamente con un agente che è nostro esclusivo, monomandatario, sarà da tramite e da filtro tra il cliente finale e l'azienda. Questo è molto importante, perché finora possiamo dire di aver avuto dei deficit di comunicazione col cliente finale. Fatto sta che dal 2018 la nostra rete agente è più presente, la rete commerciale è più attiva, ci impegneremo con i clienti uno ad uno a stare proprio vicini, questo è il nostro obiettivo principale. E qui in fiera, successone stratosferico, perché il nord Italia era veramente un segmento di mercato che ci richiedeva, ma non aveva la possibilità di entrare direttamente in contatto con noi. Quindi i numeri crescono, il 2018 è partito benissimo, è il record di produzione di gennaio di tutti gli anni, quindi sempre soddisfatti. Stiamo lavorando anche molto sui social per cercare di accumulare clienti privati e quindi smistarli ai nostri rivenditori o ai coffee shop. Questo è il lavoro di quest'anno. E allora, se è un fiume in piena, è contentissimo, perché ecco, io devo anche spiegarti perché io arrivo poi al quinto giorno. Io al quinto giorno, cioè l'ultimo giorno della fiera, vengo a recuperarlo, come si dice in gergo, per i capelli, perché gli altri quattro giorni, ogni volta che passo davanti allo stand, vedo che è impegnatissimo. Lo stand è stato affollatissimo per tutto il periodo della fiera e devo dire chapeau. Davvero complimenti. Voi intanto siete molto capillari, siete molto presenti ovunque, sul web, sulle riviste specializzate, ma per chiunque sia dall'altra parte e desidera avere un contatto commerciale con voi o magari avere maggiori informazioni in merito a tutto ciò di cui hai parlato finora, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per entrare in contatto diretto con Faber Italia? Ma l'indirizzo più affollato è proprio info@faberitaliasrl.it. Come già parlavamo precedentemente, da lì le informazioni poi vengono smistate ad ogni dipartimento. Quindi per qualsiasi informazione, sia commerciale che tecnica, comunque rivolgetevi a info@faberitaliasrl.it, dopodiché ce ne occupiamo noi.
E ora la domanda che avrei dovuto fare all'inizio di questa intervista: cosa avete presentato di nuovo in questa fiera, dal momento che mese dopo mese il vostro ufficio sviluppo è in continuo fermento, fate sempre cose nuove? Cosa c'è qui al SIGEP di nuovo per Faber Italia SRL? Allora, di nuovo innanzitutto ci siamo strutturati per presentare per bene l'intera gamma che quest'anno si è consolidata. L'abbiamo già presentata all'Host, essendo un'edizione nuova, una fiera nuova al SIGEP, abbiamo anche ripresentato l'intera gamma qui. Vogliamo spingere molto i social, nel senso che se si visita il nostro Facebook, da lì ci sono i video di questo evento, ci sono praticamente i video di tutta la gamma al completo, qualche informazione anche tecnica. Il nostro sito web si strutturerà in maniera assurda e non vedo l'ora di mostrarvelo dal mese prossimo. Dopodiché, cosa abbiamo presentato di nuovo? Oltre alla mini slot, che ormai sta quasi prendendo il passo della slot, che ovviamente nelle dimensioni è molto più idonea per il mercato casa, è proprio da banco da cucina, diciamolo, è la più piccola che c'è in questo momento, è stata opzionata con il sistema di sound system, una cosa che inizialmente nacque come un gioco, inizialmente non veniva tanto vista come un piccolo accessorio, ed è sempre stata spinta così, sempre stata proposta come un piccolo gioco del quale ci volevamo divertire. Ma di nuovo, successo stratosferico, perché ovviamente è l'unica macchina al mondo che ha un sistema di Bluetooth incorporato con lettore sia USB che Bluetooth, può essere collegata a qualsiasi tipo di dispositivo mobile, iPhone, cellulare, smartphone, tablet e così via, e può letteralmente suonare la musica in un modo molto semplice. Perché no? La nostra domanda era: perché non averlo? Dopodiché da qui nascerà l'idea della coffee station, con dei sistemi modulari applicabili alla macchina da poter costruire varie feature e varie opzioni tecniche. Dopodiché, presentata la Sound Edition, che ha colpito molto il mercato degli elettrodomestici, ossia i rivenditori di elettrodomestici, c'è la nostra Concept Industrial, un modello che è nato per casa, l'avevamo costruito così per casa mia e di mio padre per arredare la cucina, è uscito fuori un modello così figo che abbiamo detto: ma perché non farne una linea completa? Ed è nata un gruppo, due gruppi, quattro gruppi, e non abbiamo avuto neanche il tempo. Abbiamo dovuto dedicare due persone solamente a questo banco, perché è figa. It's cool, come si dice in inglese. That's it, it's just cool. So, addirittura il secondo classificato del campionato mondiale di baristi, passato di qua, la voglio. Non voglio assolutamente sentire ragioni. Beh, diciamo, quella che appunto state guardando in questo momento o nei scorsi secondi, in tutte le coniugazioni, con questa stranissima forma, ma molto molto originale, industrial, io direi, non posso dire nemmeno vintage, perché non è vintage, è di fatto veramente industrial. Riusciamo a dare una caratteristica assolutamente unica al nostro banco da cucina, all'ambiente in cui chiunque desidera inserirlo, anche e soprattutto in ufficio, con eleganza ed efficienza. Oh, devo anticipare che la produzione di queste macchine al momento è una tiratura molto limitata, nel senso che noi ne abbiamo prodotte se no 20 presenti in fiera, 80 sono uscite da questa fiera, è un successone stratosferico, perché 80 macchine probabilmente le produrremo in un mese per i tempi di assemblaggio, ma maggiormente chi ha coffee shop, gli uffici dei nostri clienti devono avere questa macchina, piccoli ristoranti, ma anche appassionati del mondo del caffè. Il termine con il quale i coffee geek, oppure i nerd del settore caffè, l'hanno descritta è steampunk. È un termine che ci andrò veramente a studiare, perché è come se fosse l'oggetto fuori luogo, ma che sta così bene in un contesto indipendentemente da dove si trova. È come una nave nello spazio, ok? Quindi è un oggetto completamente fuori luogo, ma che sta bene in qualsiasi tipo di contesto. Quindi steampunk. Fabio, io mi congratulo con te, con voi, con tutto lo staff di Faber Italia SRL, perché ancora una volta
avete sfondato l'evento, nel senso che siete stati estremamente visitati, ci sono state tantissime persone che hanno apprezzato e continuano ad apprezzare. Cameraman, tu che sei lì, girati un attimo dall'altra parte, mostri i signori che la stanno fotografando nel frattempo, perché appunto è bella da vedere, è gradevole e, detto fra di noi, è anche molto efficiente come tutte le vostre macchine. Fabio, grazie. Assolutamente, grazie a te, grazie a tutti di nuovo a tutti gli amici di Oreca TV. È il quinto giorno di questo SIGEP 2018, ma noi abbiamo ancora tantissimo da mostrarvi. Non andate via, perché tra poco arriva altra intervista con altro personaggio del vending, dell'Oreca. Non andate via.